Speriamo sia già qualcosa. Sì, si vede. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ringraziatemi perché sono attivissimo, voglio iniziare bene il canale, vi state attivando anche voi, sono contento. Oggi siamo qua per fare l'Ask Sim, che è un ask che vi è piaciuto un sacco in precedenza, quindi risponderò un po' di domande siccome vi siete persi qualcosa. Adesso risponderò un po' di domande che mi avete fatto su Instagram, magari quelle più originali, non le solite. Quindi iniziamo subito. La prima domanda me la fa Franci e mi chiede: ti manchiamo tanto? Ragazzi, mi mancate tantissimo, non vedo l'ora di vedervi tutti quanti, di stringervi come una volta che facevo un sacco di incontri in cui vi abbracciavo, eravate tantissime. Ho un sacco di ricordi con voi e ogni volta che li vedo i brividi perché mi rendete felice, mi avete cambiato la vita. Ci siete sempre per me e io spero di esserci sempre per voi allo stesso modo in cui voi ci siete per me. Gando mi chiede: qual è il viaggio che ti piacerebbe fare appena si potrà? Vorrei andare a Parigi con la mia ragazza perché è un posto che le piace. E quindi voglio andare con lei. E quindi sì, spero che si realizzi presto perché me l'ha sempre chiesto sin dai primi giorni in cui stavo insieme. Parigi è la mia città preferita. L'ha già vista, ovviamente, però la voglio vedere con te perché dicono che sia la città dell'amore, degli innamorati. Sweetie Ricci. Sweetie Ricci. Materia che odi e hai odiato di più a scuola. Allora, faccio ancora scuola, sono al quarto anno. Quindi, materia che odio, matematica. Che odiate di più a scuola? Non ho capito la tua domanda, però. In caso matematica, cioè matematica sta bene su tutto come il nero. Ask Sim mi chiede. Iris Maidorayaki mi chiede: bravo, tu hai messo l'hashtag, io ti conosco, ti seguo, beh, capito. Farai un iCall You? Scrivetemelo qua sotto nei commenti se volete un iCall You, vi chiamerò magari con qualcun altro. Per esempio, mia sorella piace gli iCall You, però posso anche cambiare. Quindi, se volete un iCall You, scrivetemelo qua sotto. Bella regà. Mi chiede: sei credente? Assolutamente sì, sono molto 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 credente e diciamo non da tantissimo, da 2 annetti, quasi 3. Ho scoperto tante di quelle cose che mi hanno portato tanta positività e quindi da quando sono credente, veramente tanto, perché prima lo ero, poi non lo sono più stato, diciamo facevo confusione come ovviamente tutti i ragazzini che per moda diciamo non credono, ma adesso io non mi vergogno neanche a dirlo ai miei amici perché è una cosa che riguarda me e quindi se è una cosa piace a me non penso che debba influire su di me ciò che dicono. E quindi sì, sono molto credente. Amira Rom mi chiede: primo bacio a che età? Allora, il primo bacio l'ho dato a 11 anni con la mia prima ragazzina. Primo vero bacio, non quello che ho messo nell'altro video, l'ho dato a 11-12 anni. Quello è stato il mio primo bacio. Focaccina Cerese, poi non leggo più il tuo nickname, mi chiede: ti farai il vaccino anti-Covid? Sì, perché voglio viaggiare, voglio andare a scuola, voglio andare ai concerti. Se devo morire, raga, facciamo così, muoio. Speriamo di no. Speriamo che curi al posto di uccidere. Michele Zavarese mi chiede: cosa ti ha spinto a tornare su YouTube? In realtà, raga, niente di particolare, semplicemente è una cosa che mi rende felice, soprattutto perché mi mancavate tanto e mi mancava tanto parlare con voi, avevo un sacco di cose da dirvi e spero di dirvele tutte al più presto. Mi mancava un sacco parlare davanti a una telecamera e dire ciò che mi pare senza essere giudicato, senza essere criticato, quindi sono molto contento di ciò che faccio, sono molto contento del fandom, del mio fandom e di chi sta dietro al cellulare a guardarmi, mi rendete molto felice. Anna Lauriero, credo che il 4 sia A di Anna. Che ne pensi di Justin Bieber? Justin Bieber per me, oltre ad essere una grande persona, oltre ad essere una persona che ha subito molti cambiamenti, in meglio ovviamente, è un'ispirazione, boh, da un po' più piccolo lo copiavo, però comunque ho capito che è solo un'ispirazione più che estetica, perché l'unica cosa che posso aver preso spunto lui è il tatuaggio, ma la posizione in cui il tatuaggio l'hanno fatto tutti, anche molto prima di lui, poi lui ha lanciato una moda, però non ho scritto parte, sono scritto Believe, che tra l'altro è anche un testo di una sua canzone. È una persona che non tutti conoscono veramente, neanche io ovviamente, perché non sono suo amico, però per quanto io posso conoscerlo da fuori, lo conosco molto bene e penso che non sia come lo descrive la gente che non lo conosce. Sempre Mirarò mi chiede: secondo te c'è un'età per dare il primo bacio? Me l'ha chiesto anche un'altra ragazza, ma ho perso la domanda, ce ne sono talmente tante che l'ho persa. No, non c'è un'età, quando ti senti pronto non c'è un'età. Marti Lorandini mi chiede: come stai? Allora, è una domanda che non tutti fanno in realtà. Più che altro tanti fanno, ma nessuno interessa realmente. Grazie per avermelo chiesto, perché secondo me parlare con voi è pure questo, raccontarvi di come sto. E sto molto bene attualmente. Sono realizzato, anche se ci sono cose che non mi piacciono di questo periodo. Però le persone che mi stanno vicino, soprattutto voi, mi aiutate a essere molto più felice. E ovviamente in primis c'è la mia ragazza, che ragazzi sapete già quanto per me sia importante e quanto io ci tenga a lei. Ed è una delle, forse l'unica che mi ha salvato da questa
pandemia con il mio amico Matte, che ci stanno aiutando a essere più sereno e più tranquillo, però lei non ha bisogno di descrizioni. Ask Sim, farai un video dove ci presenti la tua ragazza o di come vi siete conosciuti? Dove ve la presento, lo sapete tutti chi è, quindi sarebbe proprio. Ma ha aderito a fare una cosa, quindi ragazzi, potrei fare un video con lei, non è niente di sicuro. Vi dico solo che è un assaggio di qualche box. Sapete la sua etica, quindi potete immaginare. Io non vi ho detto niente. E dove ci siamo conosciuti, te lo posso dire adesso. Ci siamo conosciuti a marzo su WhatsApp, quando eravamo piccolini, avevamo 14 anni, cioè dai 14 io 13. E nulla, ci siamo scritti da un gruppo, perché abbiamo formato una manager di ascolto, come tutti sapete. E da lì, boh, io le ho chiesto: ma tu sei Iris, giusto? E lei mi ha risposto: no, sono Maria De Filippi. Io. Asia 1103, credo sia, o 1103. Mi chiede: cosa ne pensi riguardo a chi inizia da giovanissimo a fumare? Tutto ciò che importi all'interno del tuo corpo non è proprio il massimo, quindi io sconsiglio totalmente di fumare, soprattutto da giovanissimo, che anche da grande comunque può creare danni. Deborah Bonanno mi ha scritto: sei bellissimo. Io? Scherzi a parte, grazie mille. Come ti vedono le persone accanto a te? Mi chiede Greta Scardaci. Allora, mi vedono molto impulsivo, molto arrogante, ma ho anche dei difetti. No, vabbè, aggettivi negativi questi. Regi pensano che io sia una persona generosa. Cioè, davvero, se io ho 10, preferisco dare 10 a te, tenere 0 io, oppure 9 a te e 1 io. Poi mi vedono molto determinato su quello che faccio, anche se è un'impressione perché dentro sono molto insicuro. Alice Fiona, chiede: momento migliore della tua vita? Il momento migliore della mia vita è. La mia vita è triste. Non mi ricordo il giorno perché ero piccolino, ma c'era tutta la mia famiglia insieme, con i nonni, con tutti i zii. E quindi questo è un ricordo che ho. Avevo 3-4 anni forse. Nulla ragazzi, questo task è finito. Spero di avervi trovato compagnia. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. Se volete like all you, scrivetemelo qua sotto. Iscrivetevi, lasciate un commento, qualsiasi commento. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, ma tutti i miei link dei social sono in descrizione. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Magari faccio anche una parte 2. Ciao!